Ciao a tutti, benvenuti. Sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo i galani, tipico dolce di carnevale. Vediamo gli ingredienti. 500 g di farina che poi andremo a setacciare, la buccia raschiata di un limone, 50 g di burro sciolto a bagnomaria, 50 ml di olio extravergine d'oliva, olio per friggere, zucchero a velo, sale, 100 g di zucchero. Tre uova, una bustina di vanillina, un bicchierino di grappa e del latte, qualche goccio se è necessario. E cominciamo. Allora abbiamo messo le nostre tre uova, mescoliamo un attimo, le rompiamo bene, anzi mescoliamo benino. Aggiungiamo il nostro zucchero e mescoliamo bene, proprio deve diventare una bella cremina. Aggiungiamo anche adesso la vanillina. Che profumo la vanillina! E mescoliamo ancora. Ma bene, 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 bene. Eccoci qua. Adesso noi aggiungiamo il nostro burro che abbiamo sciolto a bagnomaria. Usiamo anche un leccapentole per levare proprio tutto perché ce n'è veramente parecchio. E mescoliamo ancora. Aggiungiamo anche i nostri 50 ml di olio extravergine d'oliva, di quello leggero, non di quello robusto, mi raccomando. E mescoliamo ancora. Mettiamo la nostra buccia del limone raschiata, solo la parte gialla, mi raccomando. Che profumo che hanno gli agrumi. Potete mettere anche la buccia d'arancia se volete, perché gli agrumi su quei dolci sono uno spettacolo, lasciano un profumo meraviglioso. Adesso, mentre io grattugio tutto il limone, prendo anche un pennellino per levare il resto della buccia raschiata. Vedete quanta ce n'è ancora qui. Ecco, ci mettiamo un pizzico di sale, mettiamo il nostro bicchierino di grappa e scoliamo ancora. Eccoci qua, adesso noi mettiamo un po' per volta la farina setacciata, vedete? Uno, un paio di cucchiai, ma dobbiamo metterla tutta naturalmente, però la dobbiamo incorporare un po' alla volta. Eccoci qua, mentre voi mescolate col cucchiaio di legno, quando non ce la fate più col cucchiaio di legno, naturalmente e ovviamente userete le mani. Usate un gocciolino di latte se l'impasto lo richiede, proprio un gocciolino, eccolo qua. In questo caso lo richiede. Mescolate bene, impastate bene più che altro, finché non si incorpora anche il latte, ma proprio un gocciolino, eccolo qua. Eccoci qua, vedete come è bello, liscio e omogeneo. Questo dolce qua, per esempio, in Veneto li chiamano i galani, in Toscana li chiamano i cenci, poi hanno un altro nome come i crostoli, le bugie, insomma hanno tanti nomi, ma il dolce è sempre lo stesso, in base alla regione ha un nome. Adesso questo impasto qua io lo faccio riposare almeno una mezz'oretta, dopodiché andremo a lavorarlo. Copriamolo, mezz'oretta, a tra un po'. Eccoci qua, adesso noi prendiamo un pezzettino del nostro impasto piccino. Io preferisco farli a mano anche se ho la pasta per tirare la sfoglia e lo tiro col mattarello il più finemente possibile.
Eccoci qua. Allora adesso noi andremo a tagliare, non importa se sono proprio perfetti, l'importante è farli belli fini e tagliarli con questa rotellina. Dopodiché questa pasta qua che rimane la riutilizziamo, questa dopo la riutilizziamo. Questo è uno, facciamo un taglio al centro e continuiamo, e così via. Una volta pronte le nostre sfogliette, andremo a friggerli. Eccoci qua, i nostri galani sono pronti per andare in frittura. Eccoci qua, andiamo in frittura. Ne mettiamo due o tre alla volta. Li facciamo andare proprio qualche minuto di qua e di là, devono essere leggermente dorati. Ecco qua. Guardate come fanno le bollicine, come fa le bolle. Vediamo. Ancora qualche secondino. E sono pronti. Dopodiché andremo a impiattarli. A tra un po'. Eccoci qua, vedete, sono quasi pronti, sono gli ultimi quattro, devono essere leggermente dorati. Io l'ho fatti un po' grossolani perché mi piacciono anche super fini, però quando li mangi si sbriciolano tutti, invece a me piace proprio masticarli bene, morderli bene, gustarli bene. Comunque, tra un pochino li andiamo a impiattare. Eccoci qua. Allora, dopo aver fritto i nostri galani, siccome rimane parecchio odore di fritto, anche se avete l'aspiratore e tutto quanto, rimane parecchio odore. Quindi vi consiglio di prendere un teccino come questo, di mettere un po' d'acqua e un po' di aceto bianco dentro. Lo portate a ebollizione. Una volta che va in ebollizione, spegnete la fiamma e il suo vapore praticamente leverà un po' l'odore del fritto. E adesso andiamo a impiattare. Eccoci qua, adesso ho già messo un po' di zucchero a velo sulla prima base, diciamo. Adesso mettiamo ancora i nostri galani. Ripeto, io l'ho fatti un po' più grossolani, anche perché li ho fatti col mattarello e non con la macchinetta Imperia, perché a me piacciono un po' più consistenti. Mettiamo un po' di zucchero a velo ad ognuno, spolverizziamo bene. Eccoli qua, i miei galani sono pronti. Se volete vedere questa ricetta andate su YouTube, cercate Vispa Teresa e scrivete galani della Vispa Teresa. Buonissimi, anzi quasi quasi ne assaggio uno. Vediamo un po'. Bontà unica. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio. E alla prossima, ciao!